Elia, a cosa pensi? Niente! Io che sono al mare, che non vedo l'ora che torni l'estate. Penso alla campagna. Penso a... Non vedo l'ora di giocare alla Nintendo Switch. Penso di essere al parco giochi. Ai miei animali. Io penso non vedo l'ora di giocare con i miei amici. Io penso che di andare a casa e a mangiare. Vedo il cielo. E poi il sole. Poi vedo che un bambino gioca con suo migliore amico. E poi in casa con la sua mamma e la sua sorella e il suo papà e vuole sapere che ore sono per andare in giardino a giocare. Un bambino ora viene dal mare? E si diverte con i suoi amici a giocare. Sogna che gli umani ne mettano altri semi, così c'hanno altri amici. In una montagna di bottoni. Per cosa? Per prendere un po' di bottoni e mangiarli. Che accende il fuoco? E va su una montagna fredda, così si riscalda. E può rotolare sopra i sassolini. E può andare al mare a farsi il bagno. Può fare i ghiacciolini. Quelli da mangiare? No, quelli dove si mettono dalla davanti. Vorrei avere la magia dell'unicorno. Vorrei essere piccola come una coccinella e delle ali per volare. Vorrei essere giocherellone come un cane. Vorrei avere la dolcezza di un coniglio. Vorrei avvicinarmi quatta quatta come le volpi. Vorrei avere le coccole del cane. Vorrei le ali per volare, lontano, lontano. Vorrei avere i colori del tucano che sono bellissimi. Vorrei avere il collo lungo da giraffa. Cosa dice un bambino foglia? Niente. Spegne il fuoco quando c'è l'incendio. Poi quando disegni puoi anche ritagliarlo. Che disegna però sta scarabocchiando. È il più bel ricordo di una bambina albero. Le foglie. Un altro bambino a goccia. Ma cosa fanno? Giocano. E giocano prendi prendi sott'acqua. E poi dei pesciolini che dopo mi salutano e giocano anche loro. Da cosa pensi? Penso quando è il mio compleanno. Penso al mio compleanno. Al rumore delle farfalle. Penso al mare. Penso di tornare a casa e saltare sul saltarello con mia sorella. Penso che arrivi il Natale. Penso che che vado in un giardino bello bello a raccogliere un po' di fiori. Cosa gli succede a una bambina nido? Ci sono le uova, nascono gli uccellini. Che mostri ha sconfitto una bambina piuma? Quelli che adesso non vengono più, che svolazza via, va in montagna,
va a salutare i lupi, le montagne e tutte le altre cose. Ok, incastrato. E prende un bastone e lo tira dentro. Io sono una giraffa. Vorrei pizzicare come una medusa. Vorrei avere gli occhi del lupo perché vedono nella notte. Vorrei avere il potere di cambiare il colore come il camaleonte. Vorrei essere piccolo come un topo. Vorrei arrampicarmi sugli alberi come i serpenti. Vorrei avere le piume colorate del pavone. Vorrei avere le ali come delle farfalle per volare. Vorrei avere passi leggeri come una tigre. Vorrei avere le ali delle farfalle. Vorrei avere la fame dei miele dell'orso. Vorrei avere le ali come una farfalla. Vorrei volare come gabbiani. Che cosa desidera un bambino montagna? Dove la testa? Ha il potere di cancellarsi. Poi di rifarsi. Di tagliarsi. Di toccarsi. E di annusarsi. Deve saltare sulle pozzanghere. E poi si è fatto tutta col fango. Desidera tagliare. E che cosa? I capelli. E taglia corto fino a qua. Cosa pensi? Al mare. Penso a un arcobaleno. Penso alla mia cuginetta. Che i giorni passano in fretta e arrivano al mio compleanno. Penso un sogno che non finisce mai. Che è Natale!